Mandragora negli spinaci e psicosi nei mercati. Nonostante le rassicurazioni da parte delle autorità sanitarie, ci sono forti timori da parte dei consumatori in Campania ad acquistare le verdure fresche. Intanto migliorano le condizioni degli intossicati a Pozzuoli. Caro Energia, i comuni puntano al piano austerity. Le bollette potrebbero mandare in crisi le amministrazioni locali. Napoli riscopre lo smart working e ridurrà l'illuminazione pubblica per risparmiare 55 milioni di euro. Anche i cittadini adotteranno misure per consumare di meno. Il 28 in piazza per la pace, asse De Luca Manfredi. Decisa la data della manifestazione promossa dalla Regione Campania, si terrà in piazza Matteotti, come stabilito dal governatore e sindaco, che hanno incontrato stamane anche numerose associazioni. La guerra va fermata. Salerno, furbetti a Ruggi, il processo è un flop. Tutti assolti perché il fatto non sussiste. Dopo 5 anni si chiude così la vicenda sull'assenteismo in ospedale. 83 gli imputati coinvolti, tra loro medici e operatori sanitari. Tutto era nato dalle denunce di un sindacalista della UGL. Bagarre nel PD Sannita, l'assemblea sfiducia Pepe. È rottura con De Caro che commenta: niente di traumatico, e la presidente sfiduciata accusa: io c'ero quando altri sono stati assenti. L'europarlamentare Pina Picierno dice: scelta senza senso. Teatro Avellino rilancia la stagione al Gesualdo. Dopo le difficoltà degli anni scorsi, il sindaco Festa ha presentato un nuovo cartellone. 16 appuntamenti da Vecchioni a Bollani. La gestione è tornata nelle mani del comune. Al via la campagna abbonamenti online. Buongiorno, ben ritrovati con il nostro TG. In apertura il caso della Mandragora, ancora stabile il 44enne ricoverato per aver mangiato la verdura avvelenata. Intanto nei mercatini nasce la psicosi per la verdura fresca dopo il sequestro dei 7 bancali. Sentiamo il servizio. È stabile, ancora con problemi respiratori, il 44enne ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Giugliano dopo l'intossicazione da mandragora che ha portato al ricovero all'ospedale di Pozzuoli di 10 persone. L'uomo avrà bisogno di ventilazione assistita per almeno altri 4 giorni e altri 2 casi sospetti sono stati segnalati a Marcianise. Intanto sono state effettuate nel centro agroalimentare di Volla le operazioni di distruzione dei 7 bancali di spinaci sequestrati e provenienti da Avezzano. Ma tra la gente ai mercatini è scoppiata la psicosi. La paura c'è sempre, perlomeno quelli freschi, invece quelli congelati sopra gli anni passati non c'è, perlomeno non c'è pericolo. Poi io ne faccio proprio almeno. Paura, voglio campare nato poco. No, io non ho comprato perché generalmente gli spinaci vengono controllati anche nei supermercati più che altro. Lo sfusi li prendo sempre più che altro confezionati. Bustati? Sì, bustati. Hanno paura, ma effettivamente il problema c'è, quindi è giusto così. Comunque non ne portiamo, non ce ne sono in giro, quindi evitiamo. Io faccio quello che coltivo e faccio quello che mangio. Poi gli altri non sanno né quello che coltivano né quello che mangiano. Non li stanno comprando perché hanno paura. Ma con gli spinaci un po' fermo la situazione. C'è preoccupazione, c'è paura? C'è paura. Sì, però devono stare tranquilli perché tra spinaci e erba si nota. Hanno paura di comprare. Da noi la roba è ancora normale, genuina e pulita. Hanno paura, però noi quell'erba, come si chiama? La dragonetta. La mandragora. La mandragora. Noi l'abbiamo nelle zone nostre, nei nostri campi. Infami carogne, pagherete tutto, è quanto scritto in una lettera recapitata da Arzano al cronista del Roma Giuseppe Bianco. Lo rende noto in un comunicato il sindacato unitario dei giornalisti campani. Sul fatto è stata avviata subito un'indagine dei carabinieri. È molto probabile che le minacce siano partite per l'inchiesta che il giornalista sta conducendo sulle pompe funebri e legame con i clan. Il comune di Napoli sta varando il piano per fronteggiare il caro energia, smart working e meno luci per risparmiare 55 milioni di euro.
Si inizia a delineare il piano risparmio contro il caro energia del Comune di Napoli dopo la firma al decreto del ministro Roberto Cingolani che detta le linee guida da seguire. Smart working è dimezzata, l'illuminazione sui monumenti, niente luminarie natalizie, meno ore di riscaldamento negli uffici per risparmiare fino a 55 milioni di euro di costi aggiuntivi all'anno. Palazzo San Giacomo ha poi varato la manovra del bonus utenti per le fasce deboli, stanziando 8 milioni di euro. Intanto ecco come risparmiano i cittadini. Sicuramente c'è attenzione, diciamo, a elettrodomestici e al risparmio energetico, utilizzare lampadine a LED, avere un po' di consapevolezza quando si è in casa, non tenere, diciamo, in funzione ciò che non serve, lo stand by di tutti i device, e sull'acqua chiaramente, diciamo, a me si è rotta la caldaia, quindi, diciamo, ha deciso lei per me. Sto provando ovviamente, e che cosa? Intanto sto un po' più attento e poi per il resto vedrò, sto anche valutando di mettere dei pannelli solari, insomma. Abbiamo sempre cercato di consumare il meno possibile. Per esempio non accendiamo nel primo pomeriggio e non teniamo mai temperature elevatissime. Ci sarebbero molti modi per risparmiare, evitando di accendere le lavatrici in maniera esagerata, riducendo il tempo. Dobbiamo adeguarci. Dobbiamo adeguarci assolutamente, perché diciamo che gli stipendi, le pensioni sono sempre le stesse. Spegniamo tutto. C'è chi specula su tutto questo, su tutti noi. Speriamo un giorno che tutti scendano in piazza e spengano le luci e blocchiamo quest'Italia. La mettiamo con le spalle al muro e dire adesso che si fa, perché non è possibile. Entra nella fase di piena operatività la rimozione delle ecoballe stoccate da decenni sul sito di Acerra. Il 20 ottobre parte la prima nave da 6.200 tonnellate. Entro fine anno è programmata la rimozione di 18.000 tonnellate. Entro luglio 2023 si conclude l'intervento con la rimozione di tutte le 49.000 tonnellate di ecoballe stoccate ad Acerra. Costo complessivo 10 milioni di euro. Lo ha confermato proprio il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, titolare della delega all'ambiente. Si tratta, spiega Bonavitacola, di un altro tassello importante della prima filiera di rimozione con trasporto e trattamento extraregionale pervenuta ad 1 milione di ecoballe rimosse. Con lo svuotamento di numerosi siti in ambito regionale, proprio in questi giorni è stato svuotato il sito di Capua. Il 28 ottobre si scende in piazza per la pace, decisa dunque la data della manifestazione promossa dalla Regione Campania. Si terrà in piazza Matteotti, proprio come stabilito dal governatore e sindaco Manfredi. Si svolgerà venerdì 28 ottobre in piazza Matteotti a Napoli la manifestazione per la pace promossa dalla Regione Campania. Data e luogo sono stati decisi nel corso dell'incontro che si è tenuto questa mattina a Palazzo Santa Lucia tra il presidente Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, insieme a numerosi esponenti politici, rappresentanti di associazioni, mondo sindacale, ecclesiastico e scolastico. La proposta di una grande manifestazione per la pace è stata lanciata nei giorni scorsi da De Luca, che ha parlato della necessità di riproporre il tema della pace nel dibattito sulla guerra in Ucraina. Mi pare che ci sia una grande voglia di partecipare e una grande condivisione rispetto all'obiettivo che abbiamo dato, la proposta di un cessate il fuoco immediato in Ucraina. Non entreremo nel merito di valutazioni più politiche. La manifestazione vogliamo che sia aperta a tutte le forze di buona volontà. La manifestazione sarà incentrata sulla proposta di un cessate il fuoco di un mese, tempo ritenuto necessario per l'avvio di un processo di pace che porti alla fine delle ostilità tra Ucraina e Russia. Il Comune di Napoli aderisce insieme a tutti i comuni, è stata anche una decisione dell'ANCI, insieme a tutti i comuni dell'area metropolitana, quindi un invito nella nostra adesione, un invito ad avviare un percorso negoziale perché possa immaginare una via di uscita da questa guerra. Tutti a
assolti perché il fatto non sussiste, lo ha deciso il giudice Lucia Casale del Tribunale di Salerno dopo 5 anni dall'inizio del dibattimento sull'inchiesta che travolse l'ospedale Ruggi d'Aragona, la vicenda degli assenteisti, i cosiddetti furbetti del cartellino. Dunque si chiude con un'assoluzione per gli 83 imputati coinvolti, tra loro medici e operatori sanitari. Tutto era nato tra il 2015 e il 2016 a seguito delle denunce di un sindacalista dell'UGL su un presunto sistema truffaldino nell'uso dei badge. 6 impiegati vennero anche licenziati dalla direzione generale. Truffa ai danni dello Stato, violazione della legge sul pubblico impiego, le ipotesi di reato contestate. Si tratta però del secondo filone dell'inchiesta, resta ancora da definire l'altro fascicolo evidenziatosi dopo il blitz denominato Just in Time. Prossima udienza il 26 ottobre. Si confermano altissimi i numeri del concorsone indetto dal Comune di Napoli. In tanti si sono candidati per un posto da vigile urbano, istruttore e maestra. Si parte il 24 ottobre. 80.000 idonei su circa 120.000 domande pervenute. Si confermano altissimi i numeri del concorsone indetto dal Comune di Napoli. In tanti diplomati e laureati si sono candidati per ambire a diventare dipendente pubblico, ma secondo le stime solo 1 su 100 ce la farà. Ad oggi infatti sono 2.451 gli ammessi per il comparto dirigenza, 79.278 concorreranno nella categoria C, aperta a tutti i diplomati e laureati, quelli a bando sono 1.394. A presentare domanda per la maggior parte sono stati residenti nel Comune di Napoli, ma sono pervenute richieste anche dalle altre province campane e, seppur in minima parte, anche da altre regioni. Mentre il maggior numero di domande è stato presentato per la figura di istruttore amministrativo, a seguire come vigile urbano e solo il 2% come maestra. Con i test si partirà proprio dalla categoria C. Le prove si svolgeranno dal 24 al 28 ottobre alla Mostra d'Oltremare, dove è prevista una doppia sessione giornaliera. Poi toccherà ai candidati ad un ruolo da dirigente a Palazzo San Giacomo, infine alla categoria D. E dunque quasi 80.000 candidati come istruttori, maestri e vigili urbani, numeri che come da previsione si confermano altissimi. In tanti sognano nel cosiddetto posto fisso e tanti sono i giovani diplomati e laureati che si sono candidati sin dalle prime ore della pubblicazione del bando online dal 9 agosto. Tante battaglie sindacali, spesso drammatiche e difficili, una vita spesa al fianco dei lavoratori, dolore nella CGIL campana per la scomparsa di Raffaele Lieto. Per anni aveva guidato in passato la CGIL di Avellino. Tanti messaggi di cordoglio sui social dopo che si è diffusa la notizia. La Camera Ardente rende noto la CGIL Avellino, è stata allestita a Baiano nella sua casa in via Pietro Nenni. Il feretro è stato salutato stamane presso la Camera del Lavoro della CGIL Avellino in via Padre Paolo Manna, mentre le esequie si terranno domani alle 12 a Baiano. L'assemblea provinciale del Partito Democratico di Benevento sfiducia Antonella Pepe dal suo incarico di presidente. Rottura dunque con De Caro, che commenta: niente di traumatico, e lei dice: io c'ero quando gli altri no. L'Assemblea provinciale del Partito Democratico di Benevento sfiducia Antonella Pepe. Lo ha deciso ieri alla Rocca dei Rettori con una mozione sostenuta da Giuseppe Ruggero, che dopo il voto del 25 settembre aveva accusato Pepe di aver scavalcato le decisioni della dirigenza Democrat per imporre la sua candidatura. Un dibattito aspro aperto dal segretario Giovanni Cacciano, in cui il PD Sannita torna a consegnare nuovamente lo scettro ad Umberto Del Basso De Caro, che commenta: non ci dobbiamo attendere nulla di traumatico. I partiti non parlano sui giornali, parlano negli organismi, nelle sedi proprie si può e si deve discutere, ci si deve confrontare e poi alla fine un dibattito si conclude con un voto, con un documento politico che dice dove il partito vuole andare, qual è la direzione di marcia, quindi non ci sta nessuna volontà né di epurare né di rompere, c'è la possibilità e la volontà di ricostruire. E Antonella Pepe dice la sua attraverso i social: la colpa da espiare, essermi candidata in un collegio considerato ampiamente perso. L'accusa? Quella di essere di parte, di aver detto sì, ci sono, nel momento più difficile per la nostra comunità. Io e non chi tanto aveva avuto dal partito, salvo poi rinunciare alla candidatura
candidatura per la incontendibilità del collegio. Non sono più presidente dell'assemblea, conclude, eppure il resto dove sono? Le esprime solidarietà e vicinanza all'europarlamentare Pina Picerno. Mi batterò perché si ripari questa scelta senza senso, annuncia la vicepresidente del Parlamento europeo, che tagga nel suo post anche il commissario regionale del partito Francesco Boccia. Riparte la stagione teatrale del Carlo Gesualdo di Avellino, 16 spettacoli da Vecchioni a Bollani ed è già pronta la campagna abbonamenti online. 16 spettacoli per un cartellone che abbraccia ogni settore, dal ballo al teatro alla musica classica a quella contemporanea. Il Teatro Carlo Gesualdo di Avellino finalmente alza il sipario per la nuova stagione 2022-2023. Si parte il 13 novembre con Vecchioni e si conclude il 7 maggio con il pianista Stefano Bollani. Per la prima volta dopo la pandemia il Gesualdo si avvia la gestione propria del Massimo Avellinese. La gestione deve essere della comunità, deve essere comunale e con questa grande iniziativa abbiamo anche raggiunto questo obiettivo, ci siamo riappropriati del governo dei processi anche al Teatro Gesualdo. È una stagione che, considerando costi energetici di gestione, sicurezza, vigili del fuoco, credo, e chiaramente il cachet degli artisti, credo che si aggiri intorno ai 500-600 mila euro. Il direttore artistico Enrico Provenzano ha annunciato anche le novità per gli abbonamenti. Le gallerie credo che siamo sui 16 euro a spettacolo, quindi sicuramente molto, molto conveniente, proprio perché vogliamo andare incontro. Viviamo una situazione abbastanza difficile, che puntiamo sugli abbonamenti. Insomma. Sicuramente i contenuti che offriamo quest'anno come lo scorso anno sono caratterizzati da una grande qualità e molti di questi spettacoli sono solo qui al Gesualdo ad Avellino. Fallisce a Benevento il tentativo di conciliazione in prefettura tra l'azienda Trottabus, che effettua il trasporto pubblico locale, e i sindacati, che reclamano puntualità nel pagamento degli stipendi. La speranza è che al più presto la Regione Campania affidi il servizio pubblico locale con la gara per Benevento e Avellino. Per ora invece, almeno nel capoluogo sannita, resta aperta la vertenza tra i lavoratori, rappresentati dalla CGL CISL UIL e UGL Autoferro e l'azienda Trottabus Service. Continui ritardi nel pagamento degli stipendi che si protraggono da quasi un anno e mancato versamento dei contributi aggiuntivi Primo al centro della vertenza. Fallisce il tentativo di riconciliazione in prefettura a Benevento, anche se il comune ha pagato gli stipendi al posto dell'azienda grazie ai poteri sostitutivi. Non possiamo continuare a far finta di nulla. Abbiamo dato 3 volte fiducia alla società Trotta, chiudendo con esito positivo le procedure di raffreddamento. Questa volta le chiuderemo con esito negativo, perché Trotta, che deve dare dimostrazione che tiene alla città di Benevento, che tiene ai dipendenti della Trottabus. La società innanzitutto ha mancato di rispetto ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali, senza neanche comunicare le motivazioni del ritardo del pagamento. Coro unanime dei sindacati, che ora tirano dritto e programmano un incontro nell'azienda di via Santa Colomba, al quale dovrà partecipare anche la Trottabus. Non è per una ripicca, è un modo in cui possiamo far presenziare l'azienda alla prossima riunione, giù da noi a via Santa Colomba, con la presenza dell'assessore, e prendere gli impegni. Torna a Castellabate l'iniziativa Puliamo il Mondo, organizzata da Lega Ambiente con il supporto del Comune. In spiaggia impegnati i ragazzi della scuola secondaria con la collaborazione degli operatori ecologici. Le classi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Castellabate sono scese in spiaggia per partecipare all'iniziativa Puliamo il Mondo, organizzata anche quest'anno nel paese di Benvenuti al Sud da Lega Ambiente in collaborazione con il Comune. I giovani custodi dell'ambiente hanno pulito la spiaggia di Marina Piccola e quella del Pozzillo. Hanno partecipato all'iniziativa anche la Protezione Civile Comunale e quella del Gruppo Lucano, i ragazzi del Servizio Civile di Castellabate, la cooperativa Offshore Nautica San Marco, con la collaborazione degli operatori ecologici già impegnati quotidianamente nella raccolta differenziata.
Castellabate appunto è bandiera blu, 5 vele legambiente, bandiera verde, da vessilli importanti che vanno appunto conservati e custoditi partendo proprio dai giovani, dai custodi principali del nostro territorio. Dobbiamo impegnarci tutti ogni giorno per salvaguardare e tutelare le bellezze naturalistiche in cui abbiamo il privilegio di vivere, ha poi aggiunto l'assessore comunale. Le iniziative di carattere ambientale e di sensibilizzazione sono tantissime. Non dimentichiamo uno dei progetti che è in atto costantemente con la raccolta dei rifiuti in mare, un progetto FIRM di cui appunto se ne occupano i pescatori, la raccolta delle plastiche e di tutti i rifiuti in mare. Il caso dell'alluvione di Monteforte Irpino all'attenzione della protezione civile messicana. Intanto il capo regionale della protezione civile Giulivo avverte eventi sempre più frequenti, servono piani aggiornati di sicurezza. Una delegazione della Protezione Civile Nazionale del Messico in visita ufficiale a Monteforte Irpino per studiare il caso alluvione dello scorso 9 agosto. Con la delegazione anche il capo della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo. L'alluvione di Monteforte è stato all'attenzione dei media nazionali e internazionali e la Scuola Nazionale di Protezione Civile del Messico ha mostrato un interesse. Venivano in Italia, hanno fatto visita all'Aquila, hanno fatto visita alle aree del terremoto dell'Italia centrale, avevano chiesto di visitare anche in Campania la sala operativa dell'Osservatorio Vesuviano e Monteforte. Eventi del genere sono sempre più frequenti, ecco perché bisogna farsi trovare preparati. Gli scenari indotti dai cambiamenti climatici sono gravosi, si ripeteranno ancora, bisogna avere una capacità di prevenire, bisogna stare attenti agli avvisi meteo, bisogna attuare un piano di protezione civile e aggiornarlo ogni volta che accade per vedere cosa va rettificato di volta in volta. Solo così riusciamo a garantire che questi eventi, pur accadendo, non determinano la perdita di vite umane. Intanto il comune di Monteforte ha approvato il nuovo piano di emergenza e aspetta altri fondi dopo i danni della scorsa estate. Intanto questo decreto che ci dà una prima tranche di 1.150.000 euro servirà ovviamente per le prime spese di emergenza che abbiamo sostenuto. Chiaramente noi ci attendiamo che questa cifra sia impinguata ulteriormente. Fare della formazione aziendale è uno strumento per essere sempre più competitivi. Un aiuto concreto lo offre il libro di Roberto D'Elia, Formazione 4.0, il futuro, presentato questa mattina in provincia di Salerno. Un vero e proprio manuale incentrato sulla formazione aziendale, un rivoluzionario modello formativo rivolto alle imprese già navigate ma anche a quelle più giovani. Presentato in provincia Salerno, il libro di Roberto D'Elia, Formazione 4.0, il futuro, che come spiega l'autore rappresenta un grande aiuto per essere sempre competitivi. Il testo è un manuale che si occupa dell'ambito formazione 4.0, questa tematica oggi molto sentita a livello nazionale. Molto sentita perché è diventata una vera e propria esigenza, perché la formazione 4.0 è una tematica europea ed è prevista dal piano transizione 4.0 europeo, quindi l'adeguamento delle competenze dei dipendenti delle aziende nell'ambito formazione 4.0 non è appunto un'esigenza campata in aria, ma è essenziale da raggiungere proprio per far sì che tutte le aziende del contesto nazionale adeguino le competenze dei propri dipendenti a quello che è l'ambito formativo europeo. Un supporto per la crescita, il rinnovamento e lo sviluppo delle tante realtà aziendali. Soltanto con una formazione digitale avanzata che devono acquisire tutti i dipendenti nell'ambito anche delle misure fiscali a favore del welfare aziendale, non c'è possibilità per un'impresa di essere concorrenziale a livello nazionale o a livello internazionale. Termina qui questa edizione del TG, grazie di averci seguito, buona giornata.